oggi qui a Monfalcone a ricordare che 20 anni fa abbiamo registrato il più grande allargamento dell'Europa. Si poneva fine alla divisione dell'Europa successiva alla Seconda Guerra Mondiale. Dal 1951, quando si era costituita la CECA, era la nascita di una nuova era. E forse da qui, per lanciare un messaggio, per chiedere, per rivendicare in Europa l'apertura di una nuova fase, di un'Europa dei popoli, un'Europa di pace, un'Europa di solidarietà, superando l'Europa delle banche e dell'austerity. I principi dell'allargamento ai quali abbiamo fatto riferimento sono la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza, il rispetto di una società plurale, della non discriminazione, lo dico qui a Monfalcone, dove tanti migranti lavorano insieme a noi, della parità fra donne e uomini. Quanti di questi principi devono essere rilanciati? In quanti paesi europei possiamo dire che questi valori sono applicati e riconosciuti? E allora lanciamo da qui questa sfida, questo impegno globale, europeo, e partiamo da quello che per noi è un diritto imprescindibile, è il rispetto della vita. E il primo pensiero lo vogliamo dedicare a chi ha perso la vita lavorando. 1040 vittime ogni anno, 500.000 incidenti. Nessuno si senta assolto. Basta con le condoglianze, il cordoglio di circostanza. Abbiamo finito le lacrime. Vogliamo fatti concreti. Tuteliamo la vita. L'ultima vittima ieri a Pordenone, un lavoratore di 69 anni. Ma non dovevamo superare la Fornero, non dovevate cambiare e mandare prima in pensione i lavoratori e le lavoratrici. Dove sono finite quelle promesse? Al governo chiediamo di fare di più, di aumentare gli investimenti per le ispezioni, di superare le gare al massimo ribasso, i subappalti a cascata. E al presidente Meloni vorrei chiedere, caro presidente, non parliamo solo di lavoro qualche ora prima del 1° maggio, parliamo di lavoro tutto l'anno. La invito a far diventare la sicurezza sul lavoro la priorità di questo governo. Ci convochi, così come è successo durante la pandemia. Chiudiamoci in quella sala verde fino a quando non troviamo una soluzione. Si tratta di salvare vite umane. Si tratta di dare risposte, di far diventare persone quelli che oggi sono fantasmi che non vediamo. I giovani precari, i lavoratori in nero, i migranti, sì, anche quelli irregolari, hanno diritto ad una vita dignitosa. Non consegniamoli alla delinquenza, alla mafia. Diamo loro speranze, diamo ai giovani la possibilità di costruire soluzioni per un futuro dignitoso. E dobbiamo colpire chi si rende responsabile non di incidenti, ma di omicidio, perché nessun profitto vale una vita umana e noi su questo non arretriamo di un centimetro. Permettetemi di ringraziare il Presidente della Repubblica per le parole che ha detto ieri, per il contributo continuo, il richiamo continuo che fa per il rispetto della vita, per il rispetto della dignità del lavoro. Grazie Presidente, spero che l'abbiano ascoltato in tanti. Grazie, grazie di cuore. La nostra battaglia su questi temi dura tutti i giorni, non il 1° maggio.
non è una giornata di festa, per noi è una giornata di mobilitazione, di rabbia, di rivendicazioni, per i tanti giovani che non hanno lavoro, per le tante persone che lavorano in nero. Ecco perché, Presidente, abbiamo detto no alla Befana per il 2025. Ecco perché abbiamo detto che non basta un chilo di carne, un litro d'olio, un chilo di formaggio a dare risposte ai lavoratori che si trovano in difficoltà. Bisogna ricordare la perdita del potere d'acquisto. I salari, le pensioni hanno grandi difficoltà a garantire una vita dignitosa. Ricordi che 4 milioni di persone non hanno svolto visite mediche perché non hanno i soldi. E allora ecco perché diciamo che il premio, come lo ha definito il vice ministro Leo, non ci convince. Le chiediamo, se c'è una riforma fiscale, di intervenire sulla detassazione degli aumenti contrattuali. La busta paga vale sempre. 5 milioni di lavoratori, di lavoratrici che hanno il contratto scaduto, 4 milioni di persone hanno meno di 10.000 euro annui. Ecco perché abbiamo contestato quel provvedimento, perché lo si dà solo a chi ha meno di 28.000 euro ed ha un figlio. Presidente, noi comprendiamo la voglia di combattere la denatalità, ma le assicuro che anche chi non ha un figlio ha gli stessi problemi nell'arrivare alla fine del mese, così come ce l'hanno i pensionati che vengono costantemente dimenticati da qualsiasi intervento del governo. E allora lavoriamo per dare risposta ai 5 milioni di lavoratori che hanno il contratto scaduto. E quando ci si dice ma noi abbiamo previsto gli sgravi per le assunzioni, io vi dico, leggete quello che dichiarano le associazioni datoriali, non i sindacati, non pericolosi rivoluzionari, ma le associazioni datoriali dicono che quelle risorse non servono. Le aziende assumono se hanno mercato, se hanno politiche industriali, se hanno possibilità di sviluppo, non se non gli fate pagare i contributi per un anno. Al governo chiediamo interventi strutturali. Basta spot elettorali. Diamo risposte concrete, stabili, che diano continuità. E facciamolo non solo il 1° maggio, facciamolo portando in Europa una serie di temi che noi abbiamo chiesto fossero trattati. Abbiamo da tempi non sospetti detto di essere contrari a quel patto di stabilità. Quel patto di stabilità che costringerà il governo a recuperare 24 miliardi rispetto all'anno scorso. E allora, anziché parlare di premi, di spot, confrontiamoci, non illustrateci, confrontiamoci su quali sono le misure che possono essere utili per recuperare quelle risorse. Noi lo continuiamo a dire, le risorse vanno prese lì dove ci sono, le risorse vanno prese combattendo l'evasione fiscale, non facendo condoni. Le risorse per la sanità pubblica, per le scuole, non possono essere versate sempre solo da lavoratori dipendenti e pensionati. Sulle loro spalle cammina lo Stato sociale di questo Paese. E allora interveniamo sull'extra tassa, sugli extra profitti. Facciamo politiche che riescano a recuperare l'evasione fiscale. E ci permettiamo di dire, anche per gli aiuti che date alle aziende, si può fare una scelta diversa. Quasi 100 miliardi dati alle aziende negli ultimi anni. E quando diamo i soldi ai lavoratori si dice se non superi il reddito, se c'hai un figlio, se fai una capriola. E quando diamo i soldi alle aziende, le diamo a tutte le aziende, indistintamente. Diamo i soldi alle aziende che licenziano, alle aziende che portano la loro produzione fuori da questo Paese. E allora facciamo
quello che viene chiesto negli altri paesi europei. Parliamo della condizionalità. Io ti do i soldi se tu applichi e rinnovi il contratto. Io ti do i soldi se non violi le norme sulla sicurezza. Io ti do i soldi se rispetti le donne, le pari opportunità.